Ciao ragazzi, buonasera, benvenuti a Cinepatia. Questa sera una serata in cui, insomma, dedichiamo l'attenzione a tre personaggi che hanno decisamente rivoluzionato il rapporto fra quella che è la classica fisicità e poi, insomma, il risultato definitivo sia in termini attoriali che di carisma, di fascino, eccetera. Io saluto Alessandro, come Ciao, sempre ciao con noi, Teo. grazie Ciao a mille per tutti. essere con noi Grazie a voi. e questa sera quindi Ale trattiamo dei cosiddetti piccoli e tremendi, insomma abbiamo identificato in particolare tre attori che avete visto in copertine, che sono evidentemente tre attori estremamente celebri della cinematografia hollywoodiana e non soltanto, ma insomma tre attori che hanno decisamente ribaltato il rapporto fra fisicità e carisma e attorialità, o no? Assolutamente sì, qui fiocherebbero i detti tipo nella botte piccola c'è il vino buono, perché comunque voglio dire, Esatto. questi, come hai detto te, sono tre attori bassi, ma solo di statura, perché chiaramente sono molto bravi. I primi due sono sicuro che li conoscono tutti quanti più o meno. Il terzo forse è un attore che viene identificato più per il volto che per il nome, magari, Ok. però è un grandissimo attore e magari quando tu vedi il volto, come succede per molti attori, poi ti ricordi chi è lui, ti ricordi dove l'hai visto, in che film, insomma, quanto è bravo poi soprattutto. Quindi, perché secondo me succede pure questo, penso che tu sei d'accordo che molte volte non ci ricordiamo il nome di un attore, ma la faccia sì. Sì, assolutamente. Poi nel caso di un attore, come in questo caso, anche i primi due, ma insomma, nel caso di un attore che ha veramente partecipato a dei film molto importanti della storia del cinema e con interpretazioni altrettanto degne di nota, quindi sì, può capitare, ecco, può capitare per un personaggio così decisamente. Assolutamente. A me Magari piace. è un po' meno particolareggiato, è un po' meno evidente rispetto ai primi due, ecco, per vari motivi. Assolutamente sì, no, ma lo dico pure io, ma succede, a me succede con degli amici che mi dicono: guarda, io lo conosco, però non so chi è, non so il nome, però io l'ho Sì. visto in mille film. Secondo me è il caso del terzo attore. Però invece se magari parliamo dei primi due, penso che quasi tutti lo conoscono. Il primo in particolare, entriamo subito magari nel vivo del, Eccolo insomma, qua. Insomma, primo chi è che non ragazzi, conosce? ragazzi, è il piccoletto per antonomasia della Hollywood di adesso, anche se ormai comunque lui è una sicurezza da moltissimo tempo, perché lavora da tantissimo tempo, da tanti anni. Ma come spesso è successo a noi, con altri attori bravi quanto lui all'inizio non faceva questo, anche lui, perché Sì. faceva il barbiere, pensate, nella sua famiglia d'origine lui aveva iniziato a lavorare perché, come sempre, c'erano problemi finanziari e quindi si era dovuto dare una mossa, diciamo. Però, nello stesso tempo, questo piccoletto è un carattere molto, molto irascibile, cioè irascibile, scusatemi, vulcanico più che irascibile. È uno Sì. che, insomma, un anno fa il cento ne pensa soprattutto sul set, e si è visto subito che aveva energia da vendere, ma soprattutto lui deve, secondo me, la sua fortuna iniziale a Michael Douglas, con il quale Sì, lavorerà esatto. più tardi, e a Milos Forman per il film Qualcuno volò sul nido del cuculo, appunto di Milos Forman. Perché dico questo? Perché all'inizio Forman, con Michael Douglas, disse, che era il produttore del film, disse: voglio delle facce vere per fare questi internati in una clinica psichiatrica. Voglio delle persone, degli attori che siano anche lontani dai canoni estetici hollywoodiani, ma che sappiano restituirmi la follia. Appunto, Esatto, esattamente. e quale miglior scelta di casting di Danny DeVito, che certo appunto non rientra nei canoni
medi del volto hollywoodiano classico, ma noi sappiamo benissimo che la storia del cinema è piena di questi volti non conformi. Lui poi, tra l'altro, nel film fa una parte minore, perché il protagonista è l'immenso Jack Nicholson. Jack Nicholson, ovviamente. Vabbè, incredibile, che vinse l'Oscar, ovvio, per il film. Però lui nel film fa una parte fra uno degli internati, ma quasi non parla mai. Sì. Dice tutto con le espressioni, Danny DeVito, in Qualcuno con lo strumento del cuculo, e parliamo del 75. Questo è un ruolo che gli diede più che la notorietà, l'apprezzamento critico tale per poter fare qualcosa dopo. E infatti lui entra dopo in Taxi, sì, questa serie televisiva che poi è diventata di culto, in cui fa un bastardo, più che un bastardo fa uno molto, insomma, che vuole i soldi, l'unico suo obiettivo è quello di fare i soldi, è molto sarcastico, molto, voglio dire, anche cattivo negli affari, soprattutto nei suoi affari. E tu poi mi dicevi che l'avevi anche vista, io pure l'ho vista, ma tanto tempo fa, ma Taxi, sì, è diventata di culto. Sì, è un'altra di quelle serie che merita veramente un'attenzione, anche perché è riuscita a mettere al centro, insomma, una serie di questioni che probabilmente nel cinema, a parte per esempio i Monty Python, la demenzialità dell'umorismo, piuttosto che il toccare anche argomenti difficili all'interno della realtà che riguardano la tossicodipendenza, piuttosto che proprio un rapporto con la materialità. Insomma, è una serie decisamente importante. Ma anche perché in un certo senso ha anche un po' dato l'avvio a queste serie, io le definirei forse teatrali, nel senso che sono ambientate in un unico, poi alla fine, un unico set. Sì. Raramente escono fuori da questo set, e adesso è pieno, soprattutto le sitcom di adesso sono ambientate nei ristoranti, sì, piuttosto che nelle cucine, perché non una stazione di taxi, quindi voglio dire, in un certo senso, o comunque perché non in un luogo solo. Sì. Perciò è stata importante da tanti punti di vista. Penso che per De Niro sia stata proprio una svolta di carriera, anche perché questo è un uomo che dopo si è messo a fare anche il produttore con grande successo. Sì, e in maniera determinante, sì. Dopo Le Iene è quello che ha dato fiducia a Tarantino, pensate. Esatto. Quindi tanta roba, perché ha messo i soldi e ha fatto la campagna affinché Tarantino avesse i soldi per fare Pulp Fiction. Sì. Che è quasi per tutti il capolavoro, sì, di Tarantino, sì, un, sì, altro, sì, film che ha rivoluzionato la storia del cinema. Quindi Danny DeVito da lì è partito e ha fatto, ha avuto una carriera sia come produttore che come attore che l'ha portato dove sappiamo tutti. Dopo ha lavorato veramente con tutti e poi ha fatto il regista. Ha fatto Matilda Sei Mitica, dove c'è questa bambina che ha due genitori orribili, tra i quali c'è tra l'altro la moglie vera di Danny DeVito, e c'è pure lui. Perché questo, quest'uomo, questo piccolo uomo, ha avuto anche le sue donne, non crediate, cioè è stato anche, credo abbia anche che l'abbia tradita addirittura la moglie. Quindi voglio dire, ha avuto anche il suo seguito, pensate, tra le donne. E ha fatto La Guerra di Rose, che è diventato, sì, un cult. Ma infatti ha fatto veramente cinema di tantissimi generi, tra l'altro, nella sua carriera. A parte all'inizio, dopo Taxi, con L'Inseguimento della Pietra Verde, insomma, esatto, Il Gioiello del Nilo, eccetera. Però poi ha fatto un sacco di roba, Big Fish, ha lavorato appunto, come dicevi tu, con Milos Forman, ha lavorato con Woody Allen, cioè è stato, esatto, veramente un attore multilivello, ecco. Assolutamente, con Tim Burton pure c'ha avuto questo sodalizio, per cui ha fatto Big Fish, ma dopo ha fatto anche Dumbo, o comunque ha fatto con Woody Allen Anything Else, ha lavorato appunto, come dicevi, con Forman,
e da regista ha fatto Eli Confidential, sì, di Curtis Hanson, sì, che è bravo, che consiglio a chi non ha visto di vedere, perché è veramente un film veramente bellissimo film, sì, Eli Confidential, veramente, sì, sì, ragazzi, Eli Confidential, ragazzi, ve lo dico a tutti, lo consiglio caldamente, perché è tratto da un romanzo di Roy, che è un grande scrittore, racconta un'America nera piena di perdenti, piazzisti, gente che farebbe di tutto, passerebbe sopra la madre per fare carriera, un'America cattiva, che è quella degli anni 50 del cinema, poi, sì, e della TV. De Niro, Latus, De Vito fa questo giornalista cattivello di gossip in Eli Confidential, che per uno scoop si venderebbe la madre. Ed è un personaggio un po' tipico suo, si è specializzato in questi personaggi, traffichini, gente che insomma ha i suoi affari più o meno leciti, che intrallazza con tutti. In questo film c'ha un confidente, uno che gli dice le notizie fresche, che è Kevin Spacey, quindi insomma si è molto lui specializzato in questa modalità di personaggio cinico e molto avaro, no, avaro, scusate, il contrario, uno che vuole molti soldi e vorrebbe guadagnare a tutti i costi, sì, forse anche avaro, perché poi non gli dà nessuno, cioè non è che li restituisce, perciò insomma ha fatto del insomma di necessità virtù, perché è incredibile l'energia che esprime pure dalla sua piccola statura, gli basta pochissimo, tant'è vero è che quello, hanno detto vince. Eh sì, no? Perché anche questa fisicità in realtà diventa esplosiva, nonostante tutto diventa esplosiva magari in maniera diversa rispetto a un personaggio che vedremo tra poco, insomma un altro di quelli che abbiamo scelto, però comunque esplosiva. Sembra un personaggio, a me mi viene in mente Pinco Panco e Panco Pinco di Alice, di Alice il Paese, esattamente, sì, un personaggio, però si è veramente confrontato comunque con tanto cinema molto diverso, riuscendo a impattare decisamente. Sì. Ma assolutamente, anche perché io ho letto, un po' leggendo di qua e di là, che lui tante volte neanche si sprega più di tanto, perché è talmente sicuro della sua bravura, alla fine, sì, dei suoi mezzi, che molti hanno detto che su certi set si vedeva benissimo che stava giocando di pilota automatico, sì, e stava lì conscio del fatto che comunque il suo valore aggiunto nel film l'avrebbe dato comunque. Eh sì, perché se tanto ha quella dinamica lì comunque di interazione con gli altri attori e contemporaneamente quella dinamica di interpretazione di quel personaggio, grosso modo, quella trafficoneria di cui hai parlato tu si vede in tanti, tanti film, insomma anche quelli in cui fa veramente una parte piccola, per cui... Ma assolutamente, lui fece, mi pare, un film, non mi vorrei sbagliare, che si chiama The Big Kahuna, mi pare che c'era, sì, lui, no? Sì. Dove faceva proprio, lì era proprio perfetto, cioè faceva proprio questo tizio che lavora con questo giovane ragazzo che arriva, però è molto più svagato di lui, cioè uno che sa già molte più cose, lo mette in guardia, ma anche lo istruisce sui pericoli dell'alta finanza. Quindi insomma si è ultra specializzato, ma nello stesso tempo dà tanto pure nella commedia. Lui ha fatto pure dei film con Betty Midler, che è un'altra piccoletta femminile, al femminile, brava quanto lui. È insomma un tipo di fisicità non prorompente, ma alla fine lo diventa, è quello il paradosso. Sì. Cioè, quando fa certi film, in certi ruoli, addirittura sfiora il carisma, secondo me. Ma perché comunque l'unicità è un fattore comune alla sua fisicità, in ogni caso, perché credo che non esista in realtà nessuno con la sua tipologia di fisico e di modo di imporlo. Beh, ragazzi, Batman il ritorno del 92, in cui lui fa il pinguino, quel personaggio diventa iconico, al di là del fatto che la figura di Batman in generale, dei suoi nemici,
diventano iconici nella storia, però effettivamente è un'interpretazione assolutamente degna di nota e io non ci vedo nessun altro attore, per quanto truccato, per quanto che potesse fare effettivamente, perché c'è la fisicità di Danny DeVito in quel personaggio effettivamente, al di là della glamorosità. Sì. Ma è come quando dicono che in quel film i tre cattivi rubano la scena a Batman, perché sì. Comunque ci stanno lui, Christopher Walken che fa Max Schreck, indimenticabile, e poi c'è Michelle Pfeiffer che fa Catwoman, che francamente forse è la miglior Catwoman che ho visto io. Sì. Lì veramente Burton ha preso un trisdassico, oscurano il protagonista, che per carità è bravo perché è Michael Keaton, però loro tre sono veramente fenomenali e lui è incredibile. Adesso so che uscirà una serie sul pinguino che verrà fatto da Colin Farrell, se non mi sbaglio. Però secondo me è molto difficile che si possa arrivare ai livelli di Danny DeVito, un po' perché c'è un'identificazione tra il corpo di Danny DeVito e il personaggio del pinguino, e un po' perché, come hai detto te, tutte quelle scene in cui si vede il dolore per essere stato rifiutato dal mondo, sì. Quella scena bellissima in cui i genitori buttano la culla nelle fogne e parte la musica del film, è veramente qualcosa di eccezionale evidentemente. E poi dopo De Vito è insuperabile, perché è cattivo e allo stesso tempo mette quasi i brividi, quindi straordinario. Lui riesce a dare ragione a una marea di registi che diventeranno, tra l'altro dandogli la giusta attenzione in momenti che magari ancora non erano momenti di celebrità, come per esempio Sofia Coppola, Il giardino delle vergini suicide, lavora con Tim Burton più volte, lavora con Barry Levinson, lavora con Brian De Palma, cioè lavora con Zemeckis, lavora... tra l'altro lavora in quel singolo film che abbiamo trattato, ti ricordi, a regia di Jack Nicholson, Verso il Sud, sì, che trattando con John Belushi, no? Certo. E ha lavorato con Gene Wilder, veramente, cioè è un po' è riuscito a valorizzare la sua persona in tantissime tipologie di cinema, e poi ha lanciato anche, cioè ha dato effettivamente giustizia ad alcuni registi, mettendo, parliamoci chiaro, i danari, cioè in termini di produttore, per far uscire dei capolavori. Tra l'altro anche Gattaca, La porta dell'universo, è un film da lui fortemente sponsorizzato, così come Man on the Moon, che abbiamo trattato quando abbiamo trattato, insomma, il grande Jim Carrey. Sì, assolutamente come produttore, è vero. E il paragone con la fisicità di Schwarzenegger, che ne vogliamo parlare. Lì però è stata una mossa di genio, secondo me, di regista pure. Sì, è stata una mossa di genio, sì. Perché voglio dire, quando lui è vestito come Schwarzenegger e avanzano tutti con la giacca dietro le spalle, tutti e due verso la macchina da presa, e arriva lui e sembra, passatemi il termine, il coglione sembra Schwarzenegger, non lui, sì, perché a un certo punto lui gli dice sembri un pupone, sei alto 2 metri ma sei sembri un cretino, gli dice Danny DeVito. Anche con le donne, no? Cioè, paradossalmente è meno timido Danny DeVito di Schwarzenegger, anzi DeVito è vulcanico con le donne. Ci prova più lui di Schwarzenegger, che invece è quasi ingenuo come un bambino. Quella è stata una genialata di Ivan Reitman, già dal titolo che ti fa piegare due, perché i gemelli effettivamente non c'entrano niente, però e secondo me quella è una cosa molto interessante di Hollywood, quando fanno queste scelte di casting ai limiti del genio. Sì. Cioè, gli viene st'idea di far fare a un piccoletto alto 1 metro non so quanto il seduttore, quasi, quindi o comunque quello vulcanico che trascina l'altro in mille peripezie nei gemelli. Sì. Perciò geniale tra l'altro, poi vai. No, ho finito, dimmi, scusa. No, dicevo, loro hanno lavorato assieme anche in Junior, poi qualche anno dopo, sempre con Reitman. Insomma, sì. Ha lavorato anche con
in un film bellissimo, molto divertente, che è Get Shorty, con Barry Come Sonnenfeld, tra no? l'altro, e fa una parte eccezionale anche lì, veramente. Straordinario. Veramente è un uomo dalle mille risorse, e sa andare, sa compensare questa sua, fra virgolette, fisicità ridotta, senza che tutto ciò venga rappresentato con uno sforzo, perché questa è la forza, anche quando dicevi tu, la sua capacità di andare a intervenire, di andare a interlacciarsi. Con interfacciarsi, scusate, con le donne in un film come I Gemelli, piuttosto che Assolutamente. però non sembra forzato, sembra praticamente naturale, perché la sua fisicità praticamente leggermente clownesca, che viene fuori al naturale, quindi veramente ne fa un attore, cioè, Ma sì, perché sembra unico. quasi che, non dico, sì, sembra, è carisma, secondo me, non sembra, perché lui sfrutta tutte le sue doti che non sono evidentemente fisiche. Sono di altra natura, però a parte che secondo me questo succede, mi si permette anche nella vita, nel senso che molti uomini, non dall'aspetto eclatante, hanno un talento nell'essere simpatici, comici, più intelligenti della media, per cui sicuramente lui lo era anche nella vita e ha traslato questa cosa pure al cinema, perché era esplosivo, Io so che lui già a scuola era esplosivo, come era esplosivo anche l'altro attore di cui parleremo in seguito, cioè erano comunque persone che forse per carità l'hanno fatto anche per compensare, per Probabilmente sì. piacere, perché più o meno tutti vogliono piacere anche loro e quindi guardandosi allo specchio hanno detto, beh, mi sa che non so proprio Robert Redford, l'abbiamo citato mille volte. Quindi se voglio fare l'attore a dei livelli comunque alti, mettiamo in campo altro, come ha fatto per esempio lui. E in No. maniera straordinaria, perché peccato che lui per esempio non sia stato preso in considerazione troppo a livello di premi, per esempio, No. scandalosamente. Però insomma non gli serve, secondo me, da un certo punto di vista, anche se per me rimane scandaloso, Viene considerato un eterno comprimario, probabilmente, e vabbè, e questo lo relega in una posizione, sì, secondo me, ingiustamente non riconosciuta, anche nei confronti del secondo attore di cui parleremo stasera, che insomma è un attore che è la rappresentazione più chiara del piccolo e tremendo, ma che qualche premio in più l'ha avuto, e che tutto sommato è stato pa paradossalmente, secondo me, come dire, meno adattabile, ecco, nel cinema rispetto allo stesso Danny DeVito, perché tutto sommato bravo, ma meno adattabile. Vabbè, a questo punto tanto vale andare a svelarlo, tanto poi eventualmente torniamo avanti, torniamo indietro, a parte Assolutamente. che lo avete visto in copertina. Ovviamente stiamo parlando del piccoletto tremendo per eccellenza, del, fra virgolette, del mafioso esplosivo per eccellenza, del musicista per eccellenza, insomma, pesci, che qua vi facciamo vedere in una foto decisamente più d'epoca, e poi ovviamente nella foto più storica probabilmente della carriera di Joe Pesci, assieme a Robert De Niro e a Ray Una Liotta, furia. esatto, all'interno di Wise Guys di Scorsese. E comunque è un uomo da Scorsese, ma anche qui un uomo da Scorsese, ma non solo un uomo da Scorsese, o no, Alessandro? Proprio per Assolutamente niente. no, infatti, qui penso che molti di voi lo conoscono perché comunque insomma, ha fatto, tra l'altro secondo me non ha fatto tantissimi ruoli lui, ne ha fatti pochi ma buoni, cioè ottimi direi, molto belli, addirittura iconici. Lui è nato nel 43 a Newark da una famiglia mezza italiana, chiaramente perché insomma, si evince pure dal cognome. Questo è un tipo che nella vita è molto irascibile invece, io ho letto, cioè è un attore che per esempio
dice un mare di parolacce, ragazzi. Tu dirai, beh, chi se ne frega, ma te lo dico perché su certi set è stato un problema. Pensa che quando lui ha fatto Mamma ho perso l'aereo, che è un film per ragazzini, poi, no? Come Sì, con i sì, Culkin, poi sì, sì. questo veramente ha visto tutto il mondo, penso. Lui diceva un mare di parolacce e il regista si è dovuto inventare un metodo per fargli di meno. Gli ha preso un bicchiere e gli ha detto: ogni volta che dici una parolaccia, metti un soldo dentro sto bicchiere, perché non è possibile. Ci stanno dei bambini, dei ragazzini. Se tu continui a dire tutte queste parolacce, chiudiamo il set. Beh, ti dico solo che il primo giorno di ripresa era pieno sto Eh bicchiere, sì, perché ci lascia dentro lo stipendio praticamente dell'ingaggio, insomma. perché Sì, ma scriveva un sacco ed è una persona molto difficile. Pensa che io non lo sapevo, non so se tu magari lo sapevi. Quando lui è stato contattato da Scorsese dopo il successo di tutti i film che ci aveva fatto per The Irishman, lui non sì. voleva farlo perché era tanto che non recitava, era tanto che non tornava a recitare. E si dice che Scorsese l'abbia chiamato qualcosa come 50 volte per. Praticamente l'ha dovuto martellare come Kubrick faceva Cioè, ragazzi. con Peter Sellers per il Dottor Stranamore. No, ma una roba che quando io l'ho letto ho detto 50 volte e tanta roba ha preso per sfinimento, perché poi a un certo punto Joe Pesci gli ha detto di sì perché era Scorsese, eh? Perché secondo me lui ad altri non gli avrebbe detto di sì. Pensa che io mi sono andato a guardare su YouTube quando ha vinto l'Oscar, Joe Pesci, per quei bravi ragazzi ovviamente, dove è una furia umana. E lui è andato a prendere l'Oscar e ha detto solo me lo sono meritato e poi se n'è andato. Per Vabbè, ma parte secondo me ha ragione, anche perché effettivamente lui impone una capacità recitativa che è unica capire. nella storia del cinema. E effettivamente, vabbè, si può discutere il suo caratteraccio, però molti ce l'hanno avuto effettivamente un caratteraccio simile e anche peggio a quello di Joe Pesci. Sicuramente ci sono delle porzioni dei personaggi scorsesiani di Joe Pesci che non sono, in termini di indole, poi così tanto lontane dal Joe Pesci, insomma, esplosivo fuori Fuori. Certo. da quello che è il set, ecco, decisamente. Però con The Irishman, che è un capolavoro di 3 ore e passa di Scorsese sulla storia della mafia di Filadelfia, Raffaele Bufalino, Jimmy Hoffa, eccetera, a chi potevi far fare quella parte lì? Cioè, non Ma c'era un altro. assolutamente, ma poi comunque lui lo sa benissimo che purtroppo, per fortuna, i casting che fanno sono quelli mafiosi, cioè che lo prendono per i casting dove prevalentemente spesso deve fare il piccolo mafiosetto, sbruffone e bastardo. Certo, in quei bravi ragazzi obiettivamente c'ha dei monologhi che ormai sono entrati nel Eh beh, mito, come quello famosissimo con Ray Liotta che gli dice: io ogni tanto dubito dei tuoi occhietti, non so mai se sei veramente fedele oppure per stai prendendo in giro, sei veramente buffo. Gli dice. se potresti cadere sotto un interrogatorio, insomma, però in realtà in The Irishman succede dopo una grande carriera di personaggi esplosivi, pericolosi, selvaggi, eccetera, in realtà succede che gli fa in realtà interpretare un boss che, pensate, Russell Bufalino è stato descritto il boss tranquillo, il È vero. padrino buono, cioè un padrino tra l'altro non particolarmente potente in termini di ambiente mafioso, ma estremamente rilevante in termini di ascolto in tutte le famiglie americane, per cui un personaggio un po' Esatto, atipico rispetto al solito personaggio di Joe Pesci, ecco. è vero, più guru che uomo d'azione, è vero, più Esatto. dimesso che animalesco, come per esempio è sempre in quei bravi ragazzi, quella scena agghiacciante in cui ammazza il tizio dentro il bar chiudendolo con Robert De Niro e Ray Liotta, oppure, vabbè, tutto Casinò, dove effettivamente fa il cocainomane fuori controllo, quello che è in preda ai suoi vizi, che viene, vabbè, spoiler, ma intanto, cioè, viene ucciso in quella maniera
terribile col fratello. Sì. Lì obiettivamente fa il suo personaggio. Invece no, è vero, c'è ragione. In The Irishman fa un boss quasi dimesso, invecchiato, poi alla fine Sì. uno che alla fine viene più ascoltato perché è saggio che è temuto perché spara. Sì, Ecco. sì, Quindi sì, assolutamente. Però secondo me Scorsese sapeva che anche quello avrebbe saputo fare bene lui. sì. Sì, Oh. assolutamente, assolutamente. Poi ragazzi, ha fatto anche altri film dove è strepitoso, pure nel comico. Ma dove Ma lo mettiamo, sì. mio cugino Vincenzo? Ma no, ma infatti, poi voglio dire, a parte che la sua carriera parte, ragazzi, da film che, cioè, se vogliamo anche semplicemente parlare di Toro Scatenato di Scorsese Appunto. 1980, stiamo parlando comunque di un attore che va indietro e che vede tra l'altro subito una collaborazione con un film bellissimo che fa satira su quella che è la giustizia italiana, che si chiama Tutti Dentro, per la regia di Alberto Sordi del Alberto Sordi, come no? 1984. Certo. E veramente ha lavorato anche lui in realtà in più zone, in più generi rispetto a Sì. quello che ci si aspetta, ma assolutamente mio cugino Vincenzo di Vabbè, ragazzi, Jonathan Lee del 92. mio cugino Vincenzo, ragazzi, solo per come è vestito e quello che dice in aula, io penso che tutti Sì. piegati in due con le lacrime, anche perché lì poi c'ha dei duetti strepitosi con Marisa Tomei, che anche lì Sì. obiettivamente è strepitosa, infatti ha vinto l'Oscar, ma già il nome Vincenzo La Guardia Gambini, cioè in mio cugino Vincenzo, beh, vedi che pure dal nome, no? Colpi di genio, questo che Sì, sì, sì. deve difendere istitutizi tra i quali tra l'altro c'è Ralph Macchio, quello di Sì, Karate Kid, sì, quindi voglio sì. dire, beh, già è un cortocircuito nel cortocircuito, deve difendere i due ragazzi accusati di omicidio, poi scoprirà tramite i pneumatici sulla strada, grazie a Marisa Tomei, che in realtà non sono loro i colpevoli, ma quello che fa col giudice, Sì. quello che gli dice, il fatto che il giudice alla fine non ce la fa più, lo prende per No, sì, sfinimento, dice. esatto, ma perché c'è lui c'ha, è proprio probabilmente da questo punto di vista è l'attore più particolare dal punto di vista della ritmica in termini di recitazione, oltre alla sua voce originale, perché noi la sentiamo non sono male mediamente i doppiatori, però No. ascoltare Danny DeVito in originale dà un'idea veramente ancora più approfondita di quello che è il personaggio veramente ciste. Okay, che si inserisce all'interno dei discorsi, indipendentemente che sia un criminale piuttosto che sia un personaggio che deve fare il rompicoglioni, ma è veramente ha una voce, tra l'altro, assolutamente, sì. No, vabbè, Joe Pesci, ragazzi, poi comunque io consiglio, perché l'ho visto tanto tempo fa, ma è strepitoso come al solito lui, forse l'avrai visto, ma comunque lo voglio recuperare pure io perché me lo ricordo poco, ma mi ricordo che lui era bravissimo, Occhio Indiscreto, No, dove non l'ho Joe visto. Pesci, Mi hai beccato? Ok. rivediamocelo tutti, mi raccomando ragazzi, Occhio Indiscreto con Joe Pesci, dove fa il fotografo dei morti, dei The Hour cadaveri. Franklin. Esatto, Ok. Sì, dove lui sì, sì. fa questo che va lì sulle scene del crimine, fotografa sti tizi che purtroppo sono stati uccisi, ma lui è Sì. macabro, è quasi macabro nel suo cinismo. E ti credo, cioè viene fuori una roba veramente non so neanche io che quali registi, vabbè, lo vedrò e vedrò un po' che cosa mi ricorderà. Howard Franklin, 1992. Stavolta mi hai beccato impreparato. Sì, vabbè, ma praticamente pure io, perché è come se non l'avessi visto, perché l'ho visto tanto tempo fa, però mi ricordo che mi colpì come al solito lui, che è Sì. strepitoso. Quindi ci rivediamo tutti, così ragazzi, non c'è Sì, problema. decisamente. Poi insomma ha avuto diverse altre partecipazioni, al di là vabbè di Mamma ho riperso l'aereo, poi per i Beh. film anche alla Scorsese, anche se non sono di Scorsese, tipo Bronx, capolavoro, Bronx Tale di Robert De Niro del 93, anche se fa un Assolutamente. cameo e basta, però ovviamente non poteva che partecipare anche. Invece Otto teste e una valigia, l'hai visto? Otto teste e una valigia, divertente. Questo so io che non l'ho visto, regà. È commedia No? noir molto divertente, sì. No, me lo rivedo, me lo vedo, anzi, scusa. Bravo. È
molto molto divertente. Ovviamente il suo registro è quello lì, si aggira all'interno, comunque anche quando c'è la commedia deve avere, può avere, non deve avere, può avere qualcosa di noir all'interno, perché poi mio cugino Bravo. Vincenzo più che noir potrebbe essere grottesco, ecco, Sì, come tipologia perché di... poi c'è tutta questa comunità di provincia che ruota attorno a sti tizi che stanno dentro al tribunale, che è una roba che ti piega in due, perché tutti Sì. un po' bivolchi, un po' gente che sta lì e capisce che cosa sta guardando, poi soprattutto quando vede sto tizio alto 1,20 m che sproloquia, pensa questo qua è scemo, oppure è genio, perché Sì. alla fine... è in bilico tra le due cose nel film Joe Pesci. Praticamente sì. Come, sa, che ne so, un altro film che io per esempio non ho visto, ma ho letto dove, che lui è, dove lui è molto bravo, è 110 e lode, dove fa sto barbone che vive nei sotterranei di Yale. No, anche questo manca anche a me, sì. E beh, Vedi? purtroppo Joe Pesci è paradossalmente rispetto ad altri attori, magari ne abbiamo visti di meno, pur avendone fatti di meno, perché si tende a fissarsi, secondo me, su quelli che sono i canoni Bravo, standard in cui vero? ci si aspetta Joe Pesci tendenzialmente. E Ma senza assolutamente contare sì. che è un musicista, di una certa rilevanza, Joe Pesci, tra l'altro. Ma io ho letto una cosa che se è vera è clamorosa, che lui ha suonato, dopo quando se n'è andato, è subentrato a lui Jimi Hendrix. Ma Era lui o Danny allora, DeVito? No, scusate, adesso mi sto sbagliando. Però insomma, chiunque era, è una storia no, leggendaria. lui ha fatto dei dischi. No, c'è un legame con Jimi Hendrix relativo però a un arresto a Ah, vedi, Stoccolma. Adesso qualcosa c'era. Ma sì, c'è qualcosa all'interno, comunque ma. per dire che ci ha avuto pure, ha incrociato personaggi leggendari. Sì, assolutamente, Ragazzi. assolutamente. Beh, al di là, insomma, dei cast in cui partecipa, che sono di per sé leggendari, e i registi che sono di per sé leggendari. Assolutamente sì. Poi, tra le altre cose, molti dicono che un possibile erede, torno un po' indietro, di De Vito può essere Jack Black. Ah, sì. Per carità, secondo me è bravo, perché Sì. School of Rock è dilagante, Jack Black. Magari, ragazzi, ve lo ricorderete, cioè in School of Rock è straripante Jack Black, Sì, obiettivamente. sì, sì. Però forse poi dopo, fuori School of Rock, io gli ho visto fa un po' meno rispetto a questi personaggi leggendari Sì. come De Vito o Joe Pesci. Anche perché, tra l'altro, come fisicità, a me piuttosto ricorda un pochettino di più lo stesso John Belushi, Assolutamente sì. più che Danny DeVito, Assolutamente forse. sì, l'hanno detto. Sì, L'ho anche. letto su Mereghetti. Mereghetti, che è un critico, ha detto in certi punti Jack Black in School of Rock ricorda Belushi. Ah, sì. No, Lo chiediamo a tutti, secondo voi, se l'avete visto? È infatti, esagerato? Vabbè. School of Rock è sicuramente un film degno di rimanere negli annali, ecco perché. Assolutamente. Assolutamente. Soprattutto quando gli fa ai ragazzi e dice la mattina dovete mangiare da Franklin, a colazione James Brown, bellissimo, ragazzi, cioè, meraviglioso proprio. E anche il terzo attore che abbiamo messo in lista comunque è uno che ci ha avuto una carriera che viene da lontano, Adesso andiamo a vedere allora di chi si tratta, perché magari è un attore che è meno conosciuto, appunto, come si diceva, non tanto per la sua faccia quanto proprio per l'andare a collegare il nome al viso, ecco, e ai film in cui Esatto. effettivamente ha partecipato. Allora, il terzo attore di cui stiamo parlando è Paul Giamatti, un attore che magari risulterà, ecco, una semi-sorpresa, mettiamola così, ma nel momento in cui adesso vedete la sua faccia, in realtà probabilmente la sorpresa è scomparsa, perché anche qui stiamo parlando di un attore che è stato in grado di, insomma, partecipare a film estremamente importanti, fin da La Dea dell'Amore nel 1995 con Woody Allen, di Woody Allen e Donnie Brasco, eccetera. E poi
è partita una carriera importantissima, insomma, Harry a pezzi del Truman Show, no, un personaggio importantissimo anche lui in questo trittico. Assolutamente, assolutamente, perché pensa che io ho letto, non lo sapevo, che lui viene da una famiglia molto colta, perché è laureato ad Harvard questo signore, a Yale, scusami, questo signore qui. Però, come spesso succede, all'università ha scoperto la passione per la recitazione, ecco, che è una costante di questi attori di cui abbiamo parlato spesso. Fanno dei corsi universitari di sì, teatro o comunque di recitazione e si innamorano. Sì, questo è un grandissimo attore. Io mi permetto di consigliare a tutti The Holdovers, che è un film che è uscito un anno fa, dove lui fa un professore molto incattivito dalla vita, molto solitario, ma che in realtà poi non lo è, perché non è così scorbutico come sembra, è molto umano, molto più umano di quello che possa sembrare. È uno dei ruoli in cui si è molto specializzato lui, quello dell'uomo apparentemente chiuso, dell'uomo apparentemente scorbutico, comunque poco socievole, che in realtà poi non lo è. Se deve, aiuta le persone. Infatti lui nel film aiuterà un ragazzo che è stato praticamente abbandonato dai genitori durante le vacanze all'università. L'hanno parcheggiato lì, come spesso succede, perché sono ricchi, si vanno a fare le vacanze, i figli li lasciano all'università. Però comunque Paul Giamatti è arrivato a The Holdovers, ma viene da molto lontano. Per esempio, un ruolo dove secondo me è stato strepitoso è in Cosmopolis di Cronenberg. Di Cronenberg, sì. Dove obiettivamente fa la nemesi di Robert Pattinson. Tanto Robert Pattinson è il giovane WASP, come dicono, cioè white, bianco, benestante, di bell'aspetto, sì, quanto lui è il contrario. È quello che lavorava per lui, che è stato licenziato, è pieno di rancore e adesso si vuole vendicare. E nel finale del film loro si incontreranno e Paul Giamatti è strepitoso nel comunicare questo rancore verso qualcuno che è più, è stato più fortunato di lui solo perché è più bello, più benestante, più non si sa perché ben voluto, cioè frutto di un mondo molto superficiale che si è dato un po' al culto dell'apparenza, banalmente o non banalmente che sia. Lui questo ruolo l'ha fatto spesso, però non solo, tu lo citavi in Man on the Moon, sì, perché ha un ruolo molto bello con un gigantesco Jim Carrey, ma lui per esempio è stato candidato all'Oscar, ragazzi, se magari non l'avete visto lo recuperiamo anch'io perché è tanto, in Cinderella Man, di Ron Howard. Grande capolavoro. Ron Howard è un regista che alle volte mi contrasta, cioè mi crea dei contrasti alle volte. Sì, pure a me. Però Cinderella Man è veramente un capolavoro. Bravo, hai ragione, perché Ron Howard è un po' un regista in bilico tra il commerciale e l'autoriale. Esatto. Da una parte fa film obiettivamente commerciali, dall'altra fa film invece sicuramente di grande spessore come Cinderella Man, dove c'è appunto Paul Giamatti che fa questo allenatore mentore di un pugile durante la Grande Depressione, Russell Crowe, ma descrive un'America molto depressa, sì, economicamente e pure di morale, dove questi pugili erano dei simboli, diventavano dei simboli di rinascita di un popolo. Il popolo americano aveva bisogno di quei tizi lì, di gente come Russell Crowe che non dà solo pugni, è il simbolo di un'America che vuole combattere. Sì, infatti sia dal punto di vista sociale questo film e dal punto di vista invece personale Million Dollar Baby sono due film sul pugilato veramente clamorosi. Vabbè, l'altro ovviamente stiamo parlando di Clint Eastwood, ma decisamente sì, decisamente importanti. Cinderella Man è bellissimo, veramente un film bellissimo. Sì, no, bellissimo. Ma anche perché appartiene a un sottogenere, in poche parole, tu sarai d'accordo, quello della Grande Depressione. Sì, 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 sì. È un vero, ragazzi, sottogenere, perché poi alla fine ha partorito film, pensiamo ai film di Altman, che ne so, Gang o quant'altro,
dove comunque si racconta un'America che purtroppo era al collasso, perché parliamo degli anni 30-40, c'era stata la crisi di Wall Street, nel 29 c'era gente che si suicidava, ragazzi miei, Sì, perché stava giù lei. sapeva, si buttava giù dalle torri, perché sapeva che non si sarebbe mai più ripresa, perché i suoi risparmi erano andati in vacca. Quindi, insomma, purtroppo questi film sono importanti come testimonianza di un periodo dal quale poi si è pure ripresa l'America, tramite Roosevelt, o comunque, non so, ma a parte Roosevelt più che altro era il presidente del New Deal, quello che voleva la ripartenza, quindi insomma, raccontano anche questo. Però poi Giamatti ha fatto anche, insomma, ruoli comici. Ha fatto un film che si chiama Big Mama con Martin Lawrence, dove va un cattivo che sembra uscito fuori da un cartone animato, obiettivamente. Quindi a testimonianza che è un attore che veramente, come gli altri due che abbiamo citato, è un loro quasi seguace, è una continuazione della loro bravura, perché lui ha detto poi una cosa che mi ha fatto venire in mente il suo nome per parlarne a voi, perché ha detto: io sono un tipo che invecchia meglio a Hollywood di un Tom Cruise. Che non è Perché? assolutamente una stupidata, anzi. Esatto, perché ha detto: Tom Cruise sembra che non possa invecchiare, perché il pubblico lo vuole sempre giovane, sempre bello, sempre atletico. Io invece, che so, bruttarello, o comunque non sono quel tipo lì, posso invecchiare con più tranquillità e mi godo i ruoli più senili. Sì, assolutamente. Lui è andato a Quindi, coprire insomma. tanto tanti generi che magari gli altri due non hanno coperto per necessità o insomma, per abitudine, ecco. Mi viene in mente che io ho visto un film con Paul Giamatti e mi è venuto in mente dopo che tu mi hai detto parliamone, eccetera, che è John Dies at the End di Don Coscarelli, che Don Coscarelli diciamo, è uno delle colonne dell'horror Dell'oro. anni 80, con Fantasma in Beh, particolare, vabbè, strepitoso poi Fantasma. in questo caso si parla di una nuova droga, insomma, diffusa fra i giovani, a metà fra una Non l'ho commedia, visto. orrore, fantascientifico. Però ha fatto tante, tante parti, così come ha fatto quella parte nelle Idi di marzo di George Dove è Clooney. bravissimo. Sì. Altro film degno di nota e altra interpretazione degna di nota, decisamente. Sì. Coscarelli me lo recupero perché non l'ho visto il film di Allora, Coscarelli. non è un capolavoro, No, Coscarelli no, ma è. io Fantasm l'ho adorato, perché ci sono delle invenzioni tipo quelle palle rotanti con le. È un capolavoro, Fantasma, Sì, no, veramente. Fantasm in Fantasm c'è, ragazzi, un'atmosfera lugubre, funeralesca, non so se si può dire, ma comunque da funerale, che veramente mette i brividi, c'è un'atmosfera impagabile. Sì, è che normalmente, tra l'altro, è un'atmosfera che solamente i maestri italiani del genere È sono vero, riusciti a come tirare no? fuori tendenzialmente. E in questo caso, vabbè, Don Coscarelli, anche qui abbiamo un'origine italiana, come richiama ovviamente il nome, però al di là poi dei Sì. nazionalismi, effettivamente hai ragione, cioè perché è a metà fra horror, fantascienza, lugubre. Storie di fantasmi più o meno classiche, furti di cadaveri, cioè è un veramente Vero. un più, i primi due, dai, il terzo, insomma, così così. No, gli altri non l'ho visti, l'ho visto soltanto il primo, e che però mi ha colpito, perché poi il primo è venuto fuori perché comunque io stavo in un gruppo di cinema horror e tutti chiaramente dicevano: questo te lo devi vedere, perché obiettivamente è una pietra miliare dell'horror. Sì, Fantasy. con il grande vecchio che è questo vecchio con i capelli Meraviglia. praticamente a scodella, bianchi, alto, col padrone di queste sfere fantascientifiche, cioè, Meraviglia. veramente, tra l'altro è del 79 il primo Fantasma, Sì. ed è, insomma, viene considerato un capolavoro del genere, soprattutto perché è un fantasy horror a bassissimo costo, come spesso Sì. accade in questo ambiente, ecco. I primi due, ripeto, degni di nota, già il terzo, Lord of the Dead, insomma, e il quarto, Scricchiola. così,
Perché vabbè, ancora una volta rimandare, rimandare, rimandare su una trama che rimane quella, insomma, grosso modo, poi si fa un po' di fatica. Ma è quello il rischio. Succede pure Sì. con i Nightmare, che ne so, è successo con tutte Sì. le saghe. Cioè, tu comunque torni su un personaggio iconico che ha stregato il pubblico, ma purtroppo ti ripeti. È successo a John Carpenter, è successo insomma Scusate. è successo a tantissimi registi, anche i ragazzi un po' più giovani. Stiamo uscendo un pochettino dal seminato della Sì, serata, però visto scusate. che mi è venuto in mente, però Fuga da Los Angeles non vale neanche un quinto di No, Fuga da New York, ok? obiettivamente Nonostante no. ci siano magari anche altri attori divertenti, eccetera, però non ha. No, non è brutto, ma non arriva a quei livelli. È come se avessero fatto i Guerrieri della Notte 2, era improponibile. No, Cioè, i Guerrieri esatto. della Notte ce n'è uno. È un capolavoro, Walter Hill è un grande regista, ma se tu avessi fatto il seguito avresti fatto ridere i polli, perché, sa, meglio Non detto. ha, non ha senso. No. E insomma, decisamente, decisamente un attore che crea un trittico con gli altri due. Formidabile. Sì. Decisamente, decisamente, insomma, siamo al confronto, siamo al cospetto di tre personaggi che non hanno assolutamente in nessun modo fatto, non hanno patito, ecco, No, e non hanno fatto tappezzeria, si no, sono imposti. Ecco, esatto, non hanno fatto tappezzeria, esatto, che questo è fondamentale, quello sì. è il punto, poi, secondo me, anche. Sì, perché poi si rischia anche che attori come questi magari entrino di qua, entrino di là, diventino anche un po' il prezzemolo, come effettivamente è, per esempio, Danny DeVito, ma Danny DeVito ogni volta che c'è, è degno di È nota, lui, Danny anche DeVito. se, esatto, anche se non Assolutamente. è, anche se non sta facendo una parte, insomma, determinante, grossa o una di quelle parti molto divertenti, insomma, di inizio carriera con Michael Douglas, che è una coppia veramente. Vabbè, all'inizio di Vetto della Pietra Verde l'ho visto, penso che ero un ragazzino e vabbè, mi ha accompagnato nella vita, l'ho rivisto 300 volte poi. Sì. Sì, anch'io, anch'io, anch'io. Quando ero piccolo, 1984, all'insegnamento della Pietra Verde, credo che. Tra l'altro c'era Straordinario. una bellissima Kathleen Turner ai Catrintar, tempi che, sì. bellissima. scusate, ragazzi, Bellissima. va bene, abbiamo tirato quasi l'ora. Alessandro, ti chiedo se vuoi aggiungere qualcosa come di consueto prima di andare in Ma chiusura. io posso aggiungere che, non per ripetermi, che questo discorso della tappezzeria per questi tre attori è fondamentale. Cioè, hanno sfidato questa gente che secondo me dà anche fiducia a chi viene dopo di lei, perché dà fiducia a persone che magari non fanno gli attori per il loro fisico. Ed è Esatto. sbagliato. Se vedono loro, se vedono la loro convinzione, la convinzione che hanno avuto questi tre attori in particolare, ma anche altri bassi, perché ce ne sono stati. Magari sono invogliati a fare l'attore, quindi è anche un discorso di fiducia in chi viene dopo. Per questo, secondo me, è bello parlarne, ragazzi, ve lo dico, perché è come dire, sfidiamo il sistema, in questo caso il sistema hollywoodiano. Sono quasi dei virus introdotti in una patina di, sinceramente, di plastica che fa molto facciata, ma che poi invece, per fortuna, nasconde i veri esseri umani, quelli che non so belli come Brad Pitt, non so intelligenti come, che ne so, Jodie Foster, che dicono che è una delle più intelligenti di Hollywood, ma hanno le loro passioni, i loro desideri, le loro avidità, perché sono pure cattivi, perché il bello di questa gente, di questi attori, è che non hanno fatto i barboletti nei film. Hanno pure No. fatto i bastardi. Sì. Quindi, secondo me, è un fatto pure di fiducia in chi vuole fare l'attore dopo, nei giovani attori, che magari sono bassi, brutti, o comunque non brutti, ma non di quella fisicità prorompente che ti potrebbe far fare il modello in un film. Ecco.
Ecco, o un pilota d'aereo che non, con i capelli biondi che non gli si smuove un capello quando fa un atterraggio. Sì, decisamente, decisamente. Quindi. Bene, benissimo. Tra l'altro, proprio parlando dell'inizio carriera Danny DeVito, mi viene in mente il fatto che, secondo me sarebbe doveroso, ma io qui lo chiedo a voi, ragazzi, che ci state seguendo, eccetera. Dateci i vostri suggerimenti, delle richieste su chi desiderereste Assolutamente. vedere trattato all'interno delle prossime puntate di Cinefattia Sempre. e anche eventualmente all'interno del format di pillole che abbiamo pensato, insomma, che potrebbe essere una buona idea anche, quindi una trattazione un po' più breve a pillola di certi personaggi. Questo ve lo dico perché, insomma, è sempre molto gradito quello che ci suggerite, Assolutamente sì, è il sale. ma contemporaneamente, a causa l'abbiamo citato, insomma, Danny DeVito a inizio carriera, io credo che una puntata su Michael Douglas probabilmente sia doverosa in futuro. Adesso diteci che cosa ne pensate. Michael Douglas, secondo me, è veramente degno figlio di degnissimo padre, Sì, ma pure perché per sfatare il mito che i figli d'arte non sono bravi. esatto. Lui proprio è il paradigma di questo perché ha dimostrato di esserlo. Io avrò visto le strade di San Di San Francisco. Francisco. Sì, non so quante volte me lo sono scaricato ai tempi in cui oh, si poteva. Si poteva. Diciamo recuperare materiale, ecco, dalla rete, è meraviglioso, meraviglioso, ma poi quello in realtà è solamente non l'inizio, ma insomma una È piccola stato un piccola punto discesa. Esatto. certo, coma profondo, tante cose. Eh sì. E va bene, ragazzi, speriamo che la puntata di questa sera, spero e confido che la puntata di questa sera vi sia piaciuta sui piccoli e tremendi. Io vi rimando ovviamente a giovedì in cui ci sarà la nuova puntata della Botteguccia, di cui ancora non vi svelo i contenuti, ma a breve arriverà qualche aggiornamento. Come al solito vi indico di aggiungervi al canale, di spargere il Mi verbo se vi raccomando, eh. piace quello che facciamo, e anche di curiosare eventualmente fra le mie opere sui miei canali Instagram, unirvi a Telegram per venire in discussione, eccetera, anche perché ci sono stati un paio di amici che hanno buttato lì l'idea di fare una serata, un incontro che andrà organizzato dopo l'estate del canale, insomma, di incontrarci, fare una cena, eccetera. È ovviamente una cosa che va organizzata in maniera dettagliata, ma insomma, cominciate a dirci la vostra e soprattutto entrate in Telegram, così riusciamo anche a farci due parole anche su questo. Io, come al solito, ringrazio Alessandro per Grazie a te, a voi. la competenza, ma soprattutto, come dico sempre, la grande passione che ci mette. È E sempre un piacere. grazie mille, veramente. E tra l'altro questa sera per averci introdotto un attore di cui spesso, io per primo, questa volta lo dico, non si riconosce magari il nome, ma si riconosce la faccia, come È Paul Giamatti, vero, eh sì, assolutamente. all'interno, insomma, di questo trittico di piccoli e tremendi a Cinepatia. Ci vediamo la settimana prossima, è giovedì, con la Botteguccia dei Sigilli. Grazie mille per essere stati con noi. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao.